Edifici pubblici spesso abbandonati e non utilizzati, che se ristrutturati, adeguati sismicamente e ripensati nelle loro funzioni, possono diventare luoghi di cultura e di attrattività turistica. È stato presentato a Roseto un nuovo strumento a disposizione delle pubbliche amministrazioni per riqualificare e ottimizzare gli immobili pubblici attraverso l'organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare. Gli strumenti, al di là dei tecnicismi, sono le risorse finanziarie, nel senso che Invimit ha le risorse finanziarie che vengono conferite ai fondi immobiliari, quindi trova gli investitori, trova le risorse e con quelle risorse riesce a valorizzare i patrimoni immobiliari, nel nostro caso pubblici, perché il nostro compito è quello di occuparci solo ed esclusivamente di patrimoni pubblici. Come vi muovete sul territorio? Cosa scegliete o cosa si fa scegliere da voi? Allora, noi ci muoviamo cercando di essere il più possibile coinvolgenti di tutto il territorio. Abbiamo l'anno scorso istituito un fondo che per esempio era destinato all'acquisto delle prefetture, delle questure e dei comandi dei carabinieri. Abbiamo scritto a tutte le 100+ province italiane, ovviamente chi ci risponde poi apriamo un dialogo e arriviamo a conclusione del processo, compriamo l'immobile e lo paghiamo. Però noi scriviamo a tutti, poi aspettiamo che ci venga risposto, chi non risponde purtroppo rimane escluso. Le amministrazioni comunali in particolare hanno sulle spalle il peso spesso di immobili anche importanti, di un grande valore storico e artistico, che però non riescono a valorizzare, a risistemare, strutturare spesso per gli alti costi. Voi intervenite proprio su questo? Noi interveniamo esattamente su questo, stiamo per istituire un nuovo fondo che si chiamerà Valore Italia, che è proprio finalizzato a questo, alla valorizzazione degli immobili di proprietà comunale che svolgono una funzione pubblica sul territorio, quindi non, diciamo, uffici, insomma non funzioni proprie dell'istituzione comunale, ma che svolgono una funzione pubblica sul territorio, quindi possono essere teatri, possono essere parcheggi, possono essere mercati, e noi valorizziamo i migliori progetti, quindi noi non prendiamo gli immobili e li teniamo così, ma noi chiediamo l'immobile e un'idea, un progetto da poter sviluppare, da poter costruire insieme all'amministrazione comunale e poi gestirla nel modo più moderno e più diciamo economico possibile. Allora, Invimit è una società di gestione del risparmio, quindi diciamo come tutte le società di gestione del risparmio gestisce fondi comuni di investimento. Fondi comuni di investimento però che a differenza degli altri hanno caratteristiche di tipo pubblicistico, se vogliamo. Quindi è una società creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha l'obiettivo da un lato di gestire i risparmi e dall'altro di creare operazioni, di mettere in piedi operazioni che hanno dei riflessi sul territorio. E per quanto riguarda i nostri sottoscrittori sono in primo luogo l'INAIL, che ha sottoscritto un nostro fondo di fondi che poi va a finanziare i nostri fondi diretti che mettono in piedi direttamente le operazioni. Quindi diciamo si finanziano prevalentemente attraverso la sottoscrizione di uno strumento che è un fondo di fondi sottoscritto dall'INAIL. Quali sono i progetti sui quali state lavorando? Allora, Invimit al momento gestisce 8 fondi comuni di investimento, tutti molto diversificati e tutti molto caratterizzati. Ad esempio abbiamo un fondo che si chiama Fondo Patrimonio Italia, che ha in gestione tutti gli immobili, diciamo, delle province locati ad enti pubblici, in primo luogo prefetture, caserme dei carabinieri, caserme dei vigili del fuoco e questure. Quello è un ramo di intervento. Un altro ramo di intervento è un fondo, quello è dedicato per la Regione Lazio ed è un fondo a dismissione del patrimonio pubblico, quindi con l'obiettivo più spiccato di riduzione del debito pubblico dell'ente locale. Poi abbiamo un fondo dedicato alle università, quindi un fondo che sta sviluppando residenze universitarie ed istituti universitari veri e propri.
E poi abbiamo dei fondi più spiccatamente a sviluppo, che si chiama, diciamo, è un fondo che si chiama Sviluppo Italia, diviso in due comparti, che gestisce, che sta ricevendo al momento gli immobili del Ministero della Difesa non più utilizzati e quegli immobili dello Stato che utilizzava prima come bene strumentale adesso non utilizza più. La possibilità di recupero di Villa Clementi a Roseto prevede innanzitutto un accordo tra Comune di Roseto e Invimit, con la condivisione della strategia di recupero e della futura funzione dell'immobile. Invimit provvede poi a valutare l'immobile e ne delibera il conferimento a un fondo immobiliare a gestione diretta. Il fondo remunera il Comune di Roseto, in parte con quote del fondo e in parte in liquidità. Tutti gli ulteriori costi di gestione dell'immobile, dalla progettazione alla successiva trasformazione edilizia, sono a carico del fondo immobiliare. Ci sono strumenti oggi che vanno presi in seria considerazione, quello che oggi presentiamo alle istituzioni, perché appunto è un convegno dove abbiamo invitati tanti sindaci della provincia di Teramo, appunto perché è uno strumento che è a loro disposizione. E l'Invimit, che è una società del Ministero del Tesoro, che è un SGR, quindi una gestione di fondi, in questo caso di fondi immobiliari, pertanto loro investono sul patrimonio in disuso, come ad esempio il classico qui di Roseto, di Villa Clemente, lo valorizzano, quindi investono su questi immobili che sono in disuso, immaginiamo anche in tante città le caserme, vecchi zuccherifici, quelli proprietà immobiliare che ogni amministrazione ha nel proprio comune e che però non ha più i soldi per poter intervenire e valorizzare. Io penso che i compiti principali di un sindaco, di un'amministrazione che viene delegata dai cittadini ad amministrare il loro patrimonio è quello di valorizzarlo. Noi oggi gli mettiamo a disposizione uno strumento a costo zero che non incide sui loro bilanci, ma che allo stesso tempo gli dà la possibilità di realizzare un'infrastruttura al servizio della comunità e dei tanti turisti che verranno. In questo caso di Roseto, una Villa Clemente, una villa storica molto importante che è di proprietà del comune, già individuata come possibile teatro di Roseto, che non c'è, che manca, adesso non abbiamo neanche più il cinema e quindi è una buona occasione per poter donare questa infrastruttura al servizio di tanti turisti, ma non soltanto di Roseto. Roseto è il secondo comune della provincia di Teramo, il più grande dei 7 comuni costieri della provincia di Teramo, quindi è un'infrastruttura di bacino che va oltre il comune di Roseto. Sono contento che sono venuti qui oggi i massimi esponenti di Invimit appunto a presentare questa opportunità. Noi siamo contenti e lavoriamo sempre per il territorio. Per valorizzare gli immobili pubblici c'è un sistema nuovo che è Invimit. In che modo sta lavorando la provincia per promuovere questa opportunità? Sicuramente un modo nuovo, un modo concreto per far sì che i territori sempre più abbandonati, non volontariamente ma dalla mancanza di fondi, possano tornare a rivivere e a respirare. Io sono entrato in provincia 2 mesi fa e ho conosciuto per racconti l'esperienza della vendita della caserma dei Carabinieri tramite Invimit. Oggi stiamo trattando con la stessa società di investimenti per la vendita della prefettura. In breve, poi ci spiegheranno meglio i relatori del convegno, si investono dei fondi ex INAIL per far sì che tali fondi vadano a ricadere sui territori, quindi acquisto di immobili pubblici, per riqualificarli, riefficientarli, dargli nuova vita, quindi rigenerare il territorio mi sembra un titolo perfettamente calzante rispetto a quella che è una realtà che invece fino a qualche giorno fa, fino a qualche tempo fa sembravano realtà morte. Si parte proprio da Villa Clemente, che è un simbolo di Roseto. Villa Clemente è un simbolo di Roseto, ma negli ultimi tempi era diventata un simbolo di, come dire, di tristezza, perché chi passava di fronte a quella villa provava tristezza rispetto a una villa storica che era abbandonata, cadente, tant'è che in Consiglio Comunale l'opposizione ultimamente aveva anche fatto una interrogazione per chiedere alla maggioranza che intenzione aveva rispetto a quel rudere che però diventa una potenzialità. Ed ecco, oggi ringraziando l'onorevole Sottanelli, ma ringraziando tutti coloro che politicamente schierati ma decidono di fare un passo indietro, di mettersi al servizio della collettività. Un convegno aperto a 360 gradi che dimostra come in tutti i territori, in tutte le realtà, in tutte le città si possa collaborare per arrivare a un fine comune. Le amministrazioni locali sono sempre a corto di soldi, ma ci sono delle opportunità che lo Stato offre loro. Assolutamente, proprio nel settore immobiliare, attraverso l'azione di società come Invimit, che negli ultimi anni ha ingranato e accelerato di molto la propria attività,
le opportunità sono molte, bisogna farle conoscere al territorio, perché a volte c'è il paradosso di fondi pronti per finanziare operazioni ma nessun progetto presentato per essere finanziato. Bene chi, come ad esempio l'onorevole Sottanelli, promuove presso le amministrazioni del suo territorio la conoscenza di questi strumenti, ne abbiamo bisogno. Anche perché il territorio nazionale è ricco anche di piccoli gioielli che in qualche modo aspettano di essere rivalorizzati. Assolutamente, il paradosso è proprio questo: da un lato c'è una società che ormai lavora a pieno regime e che può finanziare non all'infinito ma molte operazioni, dall'altro ci sono moltissime realtà immobiliari che aspettano di essere valorizzate e rilanciate. Bisogna creare in mezzo una classe politica di amministratori locali capace di sfruttare queste opportunità. Giornate come quelle di oggi servono a creare cultura, avvicinare i cittadini, avvicinare chi ha responsabilità politiche e auspicabilmente fare in modo che poi i progetti vengano presentati. Box.